Buongiorno. Buongiorno Presidente, grazie. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti e tutte. Allora Amedeo, intanto poi entriamo nel merito di un'iniziativa che hai lanciato nelle ultime ore, no? Ma da Presidente di Municipio, come vi siete organizzati nel territorio per affrontare una situazione del tutto inedita e un'emergenza sanitaria come questa? Beh, ci siamo dovuti, come dire, dare da fare in una situazione straordinaria, consapevoli del fatto che le notizie e soprattutto le disposizioni del governo e della regione si sono sommate progressivamente, quindi c'è ancora un lavoro work in progress fondamentalmente sul mio territorio, ma come almeno gli altri municipi. Devo dire, e questo lo faccio privo di qualsiasi vena polemica, che non c'è stata nessun organo di coordinamento da parte di Roma Capitale, da parte della sindaca, che ci ha permesso come municipi di lavorare congiuntamente dentro un'unica strategia sul territorio romano, e quindi più o meno ci siamo mossi tutti quanti in maniera indipendente l'uno dall'altro. Oggi sentiamo ovviamente un'esigenza di coordinamento che va crescendo di fronte anche a delle necessità che sul territorio si fanno sempre più vive dal punto di vista della verifica di quello che si sta facendo nella città. Penso alla sanificazione delle strade e degli spazi come dire, pubblici, penso alla sanificazione delle scuole. C'è in corso una discussione e un dibattito aperto sugli oneri di sanificazione. La sindaca in queste ore ha pubblicato dei comunicati anche là, tutto per via pubblica e non coinvolgendo le amministrazioni locali, sulla sanificazione delle scuole dell'infanzia e del nido, mentre rimane una questione aperta su le scuole statali, le scuole degli altri gradi di istruzione. Su questo stiamo lavorando in queste ore. E il nostro municipio, il mio municipio, ha pensato di lavorare su un progetto speciale. L'abbiamo lanciato più di una settimana fa, abbiamo aperto una piattaforma online che si chiama Municipio Solidale, e abbiamo organizzato il lavoro attorno a un numero di telefono dedicato per intervenire sulle situazioni di fragilità che nel nostro territorio rischiano di più delle altre in questo momento di difficoltà. Un numero dedicato, una piattaforma online che fondamentalmente ci dà la possibilità di organizzare delle energie volontarie per i servizi a domicilio necessari in questo momento alla popolazione che si trova necessariamente e giustamente costretta a casa, ma che persone immunodepresse o anziani hanno la difficoltà di andare a fare la spesa piuttosto che prendere i medicinali. Proprio per questo ci siamo organizzati insieme alla rete locale, ci siamo organizzati con le farmacie, con la grande distribuzione, ma non solo, con tanti piccoli esercenti del territorio che si sono attivati in queste ore, in questi giorni, per supportare l'iniziativa del municipio in questo senso. Oltre e quindi a delle esigenze dal punto di vista dei servizi, abbiamo avuto la possibilità di condividere con le associazioni e del territorio anche altre attività, un servizio di supporto psicologico, telefonico, per le persone che appunto potrebbero avere questa necessità rimanendo per tanti giorni costretti a casa, ma anche delle piattaforme di condivisione di contenuti per i ragazzi del territorio come per gli adulti. Sono due piccole iniziative che ci hanno permesso di aprire dei canali YouTube dedicati, scuola di territorio, radio anticorpi. Insomma, vi ho dato una piccola dimostrazione di un lavoro che stiamo portando avanti in ottavo municipio e che è secondo me in questo momento un lavoro che anche in altri territori della nostra città si sta organizzando, purtroppo dentro una mancanza di coordinamento che sarebbe stata invece opportuna e sarebbe ancora opportuna da parte di Roma Capitale. Amedeo, hai lanciato anche, un po' lo facevi intravedere in quello che dicevi, anche un'iniziativa sulle idee e i progetti per il futuro, cioè quello di cominciare a gettare il cuore oltre l'ostacolo del coronavirus. Come funziona questo appello che hai rivolto? Beh, una delle, oltre alle, come dire, ad essere quotidianamente connessa alle esigenze delle persone più difficoltà del nostro territorio, c'è veramente tanto da fare. Penso alle persone appunto costrette a casa, come a un programma di lavoro che dovremo necessariamente mettere in campo nel nostro
territorio e penso nella città, per tutte le persone che invece scontano problematiche di presenza abitativa oppure sono senza fissa dimora e che quindi si trovano ancora più in difficoltà in questo momento, ho pensato e abbiamo pensato a quel municipio che un'altra fascia della nostra popolazione che poteva essere costretta e soffrire di questa situazione di isolamento casalingo erano proprio i ragazzi e le ragazze della nostra città che senza la scuola ormai da settimane stanno lavorando con i propri insegnanti, molto spesso con lezioni sulle piattaforme online o telefonicamente, ma che ovviamente hanno la necessità di sentirsi parte comunque di una comunità e di poter mettere al lavoro la loro creatività di fronte a quello che sta accadendo in città in questo momento, anche in una situazione eccezionale, sia drammaticamente ma anche come dire contestualmente ambientalmente eccezionale come quella che si consiglia in questo momento, una città senza macchine, una città senza smog. Beh, credo che possa essere un'occasione per tanti ragazzi e ragazze che oggi appunto non vanno a scuola e si trovano a casa a condividere solamente per via telematica, digitale o telefonica le loro giornate con i compagni di classe e con gli insegnanti, provare a lanciargli una sfida e quindi chiedergli dai più piccoli ai più grandi di mettere a disposizione la loro creatività e la loro immaginazione per immaginare come questa città fuori dalla quarantena possa risvegliarsi come una città migliore. E penso che la leva dell'immaginazione, della creatività, delle idee dei ragazzi e delle ragazze della nostra città possano essere lo strumento migliore attraverso cui questa nostra città, questa nostra grande comunità cittadina trova lo spunto per immaginarsi fuori dalla quarantena del coronavirus, non come prima, ecco, non saremo nessuno di noi come prima il coronavirus, però non è detto che saremo migliori, penso che per essere migliori dobbiamo fare tutti quanti uno sforzo, innanzitutto lo sforzo lo possiamo chiedere a chi nella nostra città ha sicuramente ambizioni, desideri, prospettive che parlano del loro futuro individuale e del futuro della città con una chiave anche creativa e immaginifica più forte. E quindi penso ai tanti bambini, ai tanti ragazzi delle nostre scuole, ai studenti universitari a cui ho rivolto un appello e ho mandato un messaggio dandogli riscontro del fatto che io nel ruolo istituzionale che ricopro, ma anche come dire a nome di una campagna che è Liberiamo Roma, che si sta muovendo dentro la città per immaginare un futuro diverso della città, è necessario come dire prendersi in carico anche la responsabilità di immaginare un futuro diverso dopo il coronavirus. E quindi a ciaccherpresidente@gmail.com ho dato la massima disponibilità a raccogliere tutti quanti gli stimoli, gli input, le idee che i ragazzi e ragazze della nostra città vorranno condividere per immaginare come Roma possa uscire dal coronavirus con una spinta in più che viene proprio dalla creatività dei più giovani. Allora, dei più giovani. Paolo, posso fare una domanda? Assolutamente sì, Massimiliano Magni, Rete Sport. Saluto il presidente Ciaccheri, tra l'altro anche il mio presidente, perché io sono... Ciao Massimiliano. Bella, ciao. No, una domanda che poi così può riguardare anche un po' tutti coloro che abitano anche in altri municipi. Tu hai descritto una bellissima attività, almeno delle intenzioni di supporto, di sostegno ai cittadini, però quando vai in giro ci sono tutta una serie di servizi, no, che competono a varie amministrazioni, a varie istituzioni nella città, però la gente cerca sempre un punto di riferimento, no? E quindi ti chiedo che cosa si chiede al municipio, cioè il cittadino, soprattutto in un momento come questo in generale, che cosa deve pretendere dal municipio e su che cosa invece magari si riferisce al municipio quando il municipio non c'entra niente? Beh, in questo momento io credo che il cittadino abbia bisogno dal municipio che chiaramente nella catena di comando di un'emergenza così importante è tenuto a mantenere l'ordinaria amministrazione in una situazione straordinaria, di avere il supporto maggiore dal punto di vista delle informazioni per la nostra comunità, e questo è quello a cui ci stiamo dedicando qua nell'ottavo municipio, a cui vedo che molti altri municipi della nostra città stanno dando seguito, non tutti ma molti sì, e quindi ci stiamo dando da fare per
fornire tutte le informazioni utili alla nostra comunità territoriale, dove ad esempio recarsi per donare il sangue in una giornata in cui l'emergenza sanitaria è più forte e in cui la nostra comunità territoriale ha bisogno di avere la possibilità di contribuire e partecipare alla solidarietà diffusa che si sta mettendo in moto. Chiaramente quello che stiamo continuando a fare qua in ottavo municipio è poi occuparci appunto delle esigenze della città in un momento in cui la città è chiaramente rallentata dal punto di vista dell'amministrazione, quindi rapporti con le aziende municipalizzate che ci vedono purtroppo ancora, ma questo anche in tempi normali, come un attore di collegamento e non un vero e proprio partecipante all'organizzazione dei servizi delle municipalizzate dentro la città. Questa è un'annosa questione che ci continuerà a accompagnare anche dopo il coronavirus sul decentramento dei poteri, e provare a continuare a dare continuità di lavoro agli uffici municipali in un momento in cui chiaramente la prima esigenza è quella di contingentare i servizi pubblici esclusivamente alle esigenze necessarie e fondamentali. Noi abbiamo operato in questo senso in ottavo municipio per dare la possibilità di lavoro alla maggior parte dei colleghi e delle colleghe che ringrazio qua dell'amministrazione municipale per lo sforzo che stanno facendo in quest'ora veramente straordinario di adeguarsi ai decreti, di provvedere comunque ai servizi essenziali della cittadinanza. Più di 150 persone dell'ottavo municipio sono state incaricate di continuare il loro lavoro in smart working da casa, e questo ci ha permesso quindi anche di mettere a disposizione, come dire, di contingentare la presenza qua negli uffici pubblici al minimo indispensabile per non mettere a rischio la salute delle persone ed eventuali luoghi di assembramento. Questa è la priorità su cui ci stiamo muovendo in ottavo municipio, ma penso in coordinamento con tutti quanti gli altri gli uffici decentrati della città, e quindi però nonostante ciò continuare, anche se ovviamente più lentamente, a garantire la continuità dei progetti di amministrazione che abbiamo in carico come amministrazione locale. Mi pare, sì. Non so Massimiliano, se hai altro da chiedere, mi pare possiamo chiudere qui. Ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica dove mandare queste idee di giovani, di ragazzi, di studenti universitari per la città del dopo coronavirus, Presidente? Certo, chiacchieripresidente@gmail.com. Sarò felice di raccogliere, ovviamente poi di condividere con tutti voi pubblicamente quelle che sono le idee che arriveranno e che stanno già cominciando ad arrivare e su cui ragionare insieme per veramente scegliere da che parte andare per non uscire dal coronavirus in una città peggiore di come l'abbiamo lasciata prima. Grazie al Presidente Amedeo Sciaccheri, Presidente dell'ottavo municipio di Roma.